Bambini, oggi vi porto insieme a me nel tenero mondo di Daniel Tiger. Lo conoscete? È questo simpatico tigrotto, molto dolce. Ovviamente c'è la serie animata in televisione, però sono stati fatti anche i giocattoli. Oggi ve li voglio presentare. Allora, vi presento questo set di 5 personaggi articolati, quindi si muovono. È della Giochi Preziosi. Bisogna avere più di 3 anni. E aiuta a sviluppare diverse abilità. L'immaginazione, la fantasia, la creatività e la motricità fine, quindi i piccoli movimenti. Come vi dicevo, il set è composto da 5 personaggi, lo potete anche vedere, e sono appunto 5 dei personaggi che fanno parte della serie di Daniel Tiger, quindi della Tigre Daniel. Abbiamo Gu il Gufo, il Principe Mercoledì, ovviamente Daniel Tiger, Elaina e Caterina. Guardiamo la scatola dietro se ci fa vedere qualcos'altro di interessante. Sì! Ci fa vedere intanto due bei bambini che giocano con questo set. Poi ci dice: vivi grandi avventure con questi divertenti personaggi, Daniel Tiger, Gu il Gufo, Caterina, Principe Mercoledì ed Elaina. E sotto collezionali tutti, vediamo da vicino. Sono degli altri playset. Ci sono dei playset con due personaggi ciascuno. Allora, in questo c'è Daniel Tiger e Gu. In questo c'è Daniel Tiger ed Elaina. Daniel Tiger e Caterina, Daniel Tiger e il Principe Mercoledì. In tutti i playset è sempre presente Daniel Tiger, ovviamente. Però, come vedete, ha sempre un vestitino diverso, una maglia diversa. Qua, ad esempio, c'è l'azzurra, qua c'è la rossa con dei disegni dorati. Qua invece ha una felpina. Questo invece è un altro playset. Luce e suoni motorizzati. Che bello! È un piccolo bus con il nostro Daniel Tiger e la sua mamma che stanno andando a spasso. C'è anche il semaforo che ti dice fermati, non puoi attraversare, oppure via libera, puoi passare. Sono molto carini. Questo si chiama Tram Deluxe. Ora apriamo la scatola e andiamo a vedere meglio questi personaggi e li tiriamo fuori. Allora, la serie di Daniel Tiger si trova sul canale Cartoonito. Ora non mi ricordo sinceramente che numero sia di canale del digitale terrestre. Comunque Cartoonito, tanto voi siete bambini, guardate i cartoni animati, Cartoonito lo conoscete sicuramente. Ecco qua i nostri personaggi. Il Principe Mercoledì non sta in piedi. Perché il Principe Mercoledì non sta in piedi? Mettiamo un supportino dietro. Ok. Eccoli qua. Allora, prima di iniziare a parlare di ciascun personaggio, qualche piccola informazione di questo Daniel Tiger. Allora, come vi dicevo, è una serie TV che viene trasmessa su Cartoonito. Viene trasmessa da circa 2 anni, quindi sì, un paio di anni che c'è questo cartone animato. In realtà è stato prodotto nel 2012 ed è una produzione animata canadese e statunitense. Quindi vengono dall'altra parte dell'oceano. Ci sono diversi personaggi, appunto. Il protagonista è lui, Daniel Tiger, il tigrotto Daniel. Intanto guardate quant'è carino. C'ha un musino dolcissimo. È vestito con questo maglioncino, felpina, sembrano quelli, sapete, a treccia, il tessuto a treccia di lana. Poi qua anche l'accetti. Le taschine, ha un orologio, le scarpe da ginnastica, il codino da tigrotto, è molto carino. Cosa sappiamo del nostro Daniel Tiger? Allora, Daniel Tiger è un piccolo tigrotto e nel corso della serie in TV, insomma, impara tante cose nuove grazie soprattutto ai suoi genitori e anche grazie allo spettatore. E chi è lo spettatore? Siamo noi che lo guardiamo. Infatti lui interagisce sempre con i bambini che lo guardano e lo chiama amico. E quindi interagisce con i bambini e li invita a giocare con lui. Daniel inoltre ha una sorellina che si chiama Margaret, alla quale è tanto affezionato. Quindi è proprio il nostro amico, perché lui quando è in televisione nelle sue puntate parla sempre direttamente a noi. Poi andiamo avanti. Oh, ho fatto cadere Caterina. Scusa, Caterina.
Allora, abbiamo parlato. Ora vi faccio vedere, qui purtroppo non so per quale motivo si vede che l'hanno fatto un po' poco bene. E il principe mercoledì cade, quindi lo appoggio. E adesso vi faccio vedere Gu il gufo, che è un amico di Daniel. Ama molto leggere e vive con il suo zio che si chiama X. Ma che nomi strani che hanno. Vedete, è proprio un gufetto azzurro, più chiaro, azzurro più scuro, con degli occhioni verdi. E anche lui ha le scarpine da ginnastica verdi. Abbiamo detto che sono leggermente articolati questi personaggi, infatti lui gli si muovono le alucce che fungono da braccio. Non vi ho fatto vedere di Daniel invece. Ecco, vedete, le braccia si muovono, la testina anche, quindi semiarticolato. E questo era Gu il gufo. Ora passiamo a parlare di Elaina, di lei, questa bella bimbetta color cioccolato. Ma come sei carina, che bella acconciatura, questi bei codini, il cerchietto, gli elastici tutti perfettamente coordinati, un bel vestitino. Ma cosa vedo? Perché ha le tasche dietro? Ah, lo so perché! Perché Elaina ama mettersi i vestiti al contrario. Ma sei proprio buffa e bizzarra, Elaina! Ma come ti viene in mente di metterti i vestiti al contrario? Però sei molto chic, molto molto chic. Elaina vive con la sua mamma e il suo papà. Il suo papà lavora in un negozio di strumenti musicali, quindi è una famiglia un po' di artisti, quindi anche lei è un po' pazzerella. E anche lei ovviamente è semi snodata. Si muovono le braccia e la testina. Ha proprio una bella faccina buffa, delle belle scarpine rosa, anche calzettini a righe. Questo vestitino, anche se al contrario, mi piace tanto. Poi andiamo avanti. C'è Caterina, la gattina. Com'è bellina questa micetta, una micetta bianca e grigia, molto molto carina. Caterina è una micetta, abbiamo detto, e vive vicino alla casa di Gu il gufetto, e le piace tanto tanto danzare e volteggiare. È molto molto carina e graziosa con questo abitino verde, un verde menta. Ti sta molto bene questo colore, devo dire, Caterina, veramente tanto. Anche lei è semisnodata, quindi si muovono le braccia e la testina. Guardate che begli occhioni verdi che ha, verdi quasi come il vestitino. Poi ha le scarpine sempre verdi, si direbbe che è il suo colore preferito, il verde, e anche il fiocchettino. La codina, eccola, una bella codina d'amicetto. E infine, dulcis in fundo, abbiamo il principe mercoledì. Questo personaggio mi fa davvero tanta simpatia. Il fatto che è un bambino, anzi un principino, si chiami mercoledì, mi fa sorridere. È un principino molto dolce e affettuoso, il nostro mercoledì. Ed è anche tanto amico di Daniel. Come potete vedere, porta gli occhiali, ha la corona da principe, ma non solo la corona, ha tutto l'abbigliamento da principe, con il mantello, una bella camicia bianca. Questa sembrano le armature che avevano una volta i principi e i cavalieri. Poi ha la cintura con la fibbia, con la sua iniziale, la V. Voi direte, ma è mercoledì? Ma certo, perché è in inglese, e in inglese mercoledì si dice Wednesday. Poi pantaloni viola, le scarpe viola scuro, tutto abbinato. Cos'altro possiamo dire del principe mercoledì? Che vive con una regina, il re venerdì e il suo fratello, che si chiama principe martedì. Mamma mia, allora vi manca la principessa domenica, il principe lunedì, martedì ce l'abbiamo, il principe giovedì e il principe sabato. Vi mancano alcuni giorni della settimana, vero? Sì? Bene! Insomma, sono proprio carini i personaggi della serie di Tiger Daniel. Mi dispiace solo che il principe mercoledì non stia in piedi. Ma se ti metto con le braccine in avanti, per esempio, no? No, cadi lo stesso, va bene, ok. È stato un difetto di fabbricazione. Eccoli qua, questi sono 5 personaggi che fanno parte del nostro set di Tiger Daniel.
che appunto potete vedere tutti i giorni su Cartonito se volete scoprire le sue avventure e seguirlo in tutto quello che fa. È un personaggio molto dolce e simpatico con il quale si imparano tante cose e ama tanto i bambini, infatti parla sempre con loro. Anche io amo i bambini e adesso vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!